Grande successo di pubblico, tornano all'Augusteo i fratelli Gallo, comicissimi fratelli, Gianfranco. In effetti, no, è un buon momento, diciamo, direi. Tra televisione, cinema, teatro, adesso questa presentazione all'Augusteo. Sì. Torniamo qui dopo un po' di tempo e poi torniamo insieme, quindi ci fa piacere. Una storia controversa all'interno di uno spettacolo che è irridente per certi aspetti, ma anche molto comico. Comicissimi fratelli. Per non dire, capito, quelle cose, fratelli, parenti, serpenti, cose, l'ho buttata sulla cosa. 1920, questi due fratelli, uno dei due lascia la compagnia teatrale nella quale lavora e va a fare i soldi in un'altra compagnia. Il secondo tempo è passato un anno e ritorna questa cosa. È uno spunto molto comico per dar vita al teatro che piace a noi, un teatro senza rete che faceva Antonio Petito. Certo. Che veniva dalla commedia dell'arte e senza alcuna pretesa se non quella di dimostrare che si può far ridere con poco e con l'attore. Tu sai che c'era un teatro a Napoli che a un certo punto ha preso due strade, no? Quello della drammaturgia, sì, cioè sì. Scarpetta, Edoardo, Viviani, e poi l'altra parte che era Petito, è un poco, diciamo, c'è stata una frattura. Thank you.